Ciao a tutti, oggi vi mostro l'edizione DVD di Auguri per la tua morte, uno degli ultimi horror prodotti dalla Blumhouse. Il film è uscito nei negozi italiani il 7 marzo. Ma bando alle ciance, ciance alle bando, diamo subito un'occhiata all'edizione. Buon compleanno! Buon compleanno! Sto avendo un déjà vu pazzesco! Ho già vissuto questo giorno. Chiunque ti stia uccidendo sa che è il tuo compleanno. Quindi dovrei continuare a morire per scoprire chi è il mio killer. Ora tocca a te morire. Perché ce l'hai tanto con me? Auguri per la tua morte. Deve essere il compleanno più strano della tua vita. Non ne hai idea. Il film si vede e si sente bene, nei limiti dei DVD ovviamente. Non ho riscontrato nessun difetto. Un po' deludenti invece i contenuti speciali, che sono pochi e anche molto brevi. Per chi non lo conoscesse, è la storia di Teresa, chiamata da tutti i Tree. Una ragazza che definire stronza è un complimento comunque. Il giorno del suo compleanno viene brutalmente assassinata, ma una volta accaduto si risveglia ed è ancora suo compleanno. Scoprirà quindi di essere incastrata in un loop temporale e per riuscire a sbloccare questo strano maleficio dovrà scoprire chi sta cercando di ucciderla, il che è complesso. Perché? Perché la maschera è quella della mascotte universitaria, una maschera che hanno in tantissimi, potrebbe essere chiunque. In più, tantissimi hanno subito torti da parte di Tree, quindi la lista dei colpevoli si fa anche più lunga. Questo film è stato molto sorprendente. Chi mi segue da tempo sa che il mio sottogenere di horror preferito è lo slasher, quindi vedere uno slasher uscito nel 2017 mi rincuora parecchio in un panorama pieno di film horror paranormali e cazzi e mazzi. Ma Auguri per la tua morte è veramente un film intelligente, perché prende in giro le varie regole dei film horror esattamente come Scream, che come sempre molti di voi sapranno è il mio film preferito. Auguri per la tua morte omaggia tantissimo gli slasher e anche Scream in varie scene, questa cosa l'ho amata. Ha un senso dell'umorismo tutto suo e non annoia mai. Molto carina anche la tattica del capro espiatorio, chi l'avrà visto capirà. La bella Jessica Roth, penso si pronunci così, che interpreta Tree, ha lavorato anche in La La Land, ma in un ruolo molto minore, e sono felice che le abbiano dato il ruolo della protagonista, perché è veramente molto brava. Bravi anche gli attori che hanno interpretato i ruoli secondari. Una delle cose che più ho apprezzato del film è la sua ammissione della propria non originalità. Mi spiego. Molti film sanno di non essere originali, ma pochissimi film ammettono di non essere originali. Auguri per la tua morte fa parte di quest'ultima categoria, perché alla fine, non è uno spoiler, tranquilli, il personaggio di Carter dice a Tree che tutta la sua spiacevole avventura gli ricorda il film Ricomincio da capo. Se non è un alzare le mani questo. In conclusione, film divertentissimo, citazionista, sicuro di sé, ma noioso e, nonostante il tema straabusato, anche abbastanza interessante. Se cercate qualcosa di spaventoso, pieno di jumpscare, paura continua, avete sbagliato film. Se anche voi siete come me e preferite i film dove il pericolo è fisico e può benissimo ammazzarti con una pugnalata piuttosto che uno spirito che invade le case, giù le chiappe e sfondatevi di popcorn. E questa era l'edizione in DVD di Auguri per la tua morte. Il prossimo sabato caricherò qui su YouTube un nuovo unboxing e riguarderà ben 4 film, tutti in un unico video. Sono dello stesso regista e li ho da poco recensiti su Instagram. Quali film saranno, secondo voi? Grazie mille per aver visto questo unboxing, ci vediamo al prossimo. Il film si vede e si sente bene nei limiti dei DVD. Di DVD. Il giorno del suo compleanno viene brutalmente assassinata, ma una volta accaduto alla romana, scoprirà quindi di essere incastrata in un loop temporale e per riuscire a sbloccare questo strano maleficio dovrà... Maleficio? Questa cosa l'ho amata. Perché... perché è un cazzo, non lo dico.